Ma ci sono diverse ragioni per cui io ritengo che questo evento sia necessario oggi più che mai. Un po' perché è 2 anni e mezzo che il Covid ha ridotto la possibilità di incontro, e di congressi e di convegni, ma c'è una necessità che il Covid ha in qualche modo amplificato e reso palese a tutti, cioè il fatto di dover lavorare insieme. E le patologie non sono così diverse e quando parliamo di salute mentale e parliamo di cervello, dobbiamo renderci conto che questi due mondi sono fortemente compenetrati e sovrapposti. Io credo che i neurologi sul territorio, i neurologi negli ospedali, così come gli psichiatri, devono trovare dei mezzi di comunicazione e delle occasioni di comunicazione per scambiare le proprie informazioni e garantire una qualità di assistenza ai pazienti con disturbi mentali o disturbi neurologici migliore. Eventi come questo che abbiamo appunto appena concluso sono estremamente importanti per mettere insieme delle competenze che poi sul campo, sulla patologia sui pazienti, si vivono sostanzialmente tutti i giorni. L'interazione tra psichiatria e neurologia e operatori sanitari, anche che vogliono comprendere, per esempio, i geriatri, i psicologi, sono tutti attori, tutte figure che lavorano su pazienti che hanno problemi di natura che riguardano il cervello. E la salute del cervello, e quindi va poi anche a completare a quella che è un cappello più grande, che è la salute mentale, la salute del cervello e la salute mentale. Quindi, pazienti che hanno patologie neurologiche hanno indubbiamente anche delle patologie di natura psichiatrica e così come pazienti psichiatrici hanno problemi neurologici. L'interazione fra queste specialità diventa estremamente importante per far sì che poi si raggiunga l'obiettivo comune che è quello della qualità, della migliorare la qualità della vita di questi pazienti. E meeting di questo tipo sono estremamente importanti proprio per far incontrare diverse specialità.